Che capitolo? Quanto avremmo da ridire su questo punto? E che personaggi? Ah, andiamo con ordine. Dunque, dove eravamo rimasti? Sì, avevamo salvato il fratello del re, vi ricordate? E stavamo partecipando a un banchetto. Che banchetto, direi io. Quando c'è da festeggiare, loro sanno come divertirsi come nessun altro. Beh, però, insomma, si torna anche un momento di serietà. Sapete qual è, no? La missione principale, lo scopo ultimo, quello di trovare degli indizi che ci portino a scoprire il mistero dei sei fasci. E proprio per questo i nostri eroi vengono indirizzati alla torre più segreta, badate bene, segreta, del castello del re, dove i nostri eroi dovrebbero incontrare un personaggio che dovrebbe rivelar loro qualcosa sui sei fasci. Ah, però prima di arrivare a questo punto dobbiamo ricordarci della incantevole, graziosa e assolutamente unica Concordia. Oh, quella Concordia, chi può dimenticarsela? Basta leggerla proprio perché ti rimanga impressa. Sapete a cosa mi sto riferendo? Concordia la governante, che personaggio. Grazie a essa i nostri eroi arrivano di fronte alla torre e fanno la conoscenza di Rozak. Il saggio Rozak, già. Una conoscenza particolare perché questo strano goblin, così allora appare, ecco, era incline a voler dare una mano, ma, diciamola così, un disdicevole, ma proprio un piccolo disdicevole malinteso ha fatto sì che, che i nostri eroi fossero scaraventati al di fuori della torre, dalla finestra. Volate, 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 volate e cominciate a scendere, cari. Io non e sotto più. Vi accorgete di una cosa, vedete che c'è la Tala che vi guarda. Vi fa proprio sempre con la solita faccia di Atala che si sorprende ad ogni cosa che accade, si ferma un attimo con le mani così, cioè come per dire, ma stanno veramente volando da una finestra. E voi scendete, 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 scendete e poi arrivate ad un certo punto appare di cose che fate.
Io ce venite adagiati. Ti ricordi il meme a terra? Il meme che sta così sotto piange. E vedete un aeroplanino di carta, che loro non sanno cos'è un aeroplanino di carta, ma vola e fa. È la mappa quella che vi aveva dato nel, nel paraviglia, era rimasta su. Esatto. Però è un goblin d'onore. Però simpatico questo goblin. Falla vedere a Thorfinn. Potrebbe dirci qualcosa di più. A Thorfinn. What? Potrebbe essere incantato. Okay. E se i momenti lucidi può essere che si ricorda qualcosa. Nel frattempo potrebbe essere incantato. Gli altri dopo 17 boccali di birra. Esatto, tu stavi continuando a bere con il re e rimanete voi due. E il mio scopo era andare verso la direzione dove è andato Indu. Ecco perché non so se io vado verso Brown, ma tuo nonno sta bevendo troppo, non è il caso che lo fermi? È già la seconda volta che lo ripeto, torna sempre da me, non ti preoccupare. Sì, ho capito che torna sempre da te, ma dopo se dobbiamo andare via, come lo portiamo via? Se non si regge in piedi. Mi giro verso Duffy. No, l'elfa vuole che smetti di bere. Gli rispondi tu? No! Vabbè. No! Va bene, io torno da Thorfinn e mi metto lì di fianco e okay. Ogni volta che gli versano la birra, ops, faccio cadere il bicchiere. Ha deciso lei. La sua fine. Vediamo se te ne accorgi. Da chiaro oscuro, il passo è breve. ti ha tirato un boccale di birra, ha fatto cadere un boccale di birra. Scusami, non volevo, mi è scivolato. Raggirare. Prego, tiri a raggirare. 19 più 4? Tu? Sì. Io ho fatto 6. Esatto, ti. È solo quello intrinseco per gli altri. Sì, hai un sesto senso che ti dice mi sta mentendo. Ma è stato molto convincente, quindi ti sta. Hai ragione, penso che. Arriva un altro boccale subito a sostituire quello che è caduto. Perché ha portato il boccale adesso. Concordia sempre. nessuno di voi si è chiesto dove stava Concordia. Io posso parlare un attimo con Concordia e dico scusa, ti posso parlare, mi allontano in un angolo. Vai. Ok, vado da Concordia. Certo. Prego, ti prego, non gli dare più da bere, sennò dopo non si ragiona più, non sappiamo come portarlo via, abbiamo una missione da finire. Ma non mi chiedi una cosa impossibile, il re. Ma era già troppo tardi. Si arrabbierebbe. Se lo puoi allungare con un po' d'acqua. Allungate con l'acqua. È un elfo, dai. Fastidio quasi anche a me. Ti prego, sei carina, mi sei simpatica, ma non esagerare con queste cose. Allora evita, non sono in ciampa, sennò ti farò inciampare. Dobbiamo essere vigili per la prossima missione, non voglio gente scalmanata. Va bene, vedrò cosa posso fare. Ok, grazie. Boccale infinito. Tu hai seguito Indur. Sì, Indur sembra la stessa strada. Cella, pranzo, pranzo, cella, cella, cena, cena, cella. Quindi io sto ancora parlando. Tu hai bevuto quel boccale. E l'hai bevuto proprio d'impeto che ti sei inarcato con la sedia. La sedia si è spezzata. Si sono spezzate i piedi dietro e ti sei. Sei cascato e sei rimasto a terra così, col boccale così. Mo stai un attimo in down. Io vado lì davanti così. Bene, ce lo sapevo. Vado da Brown e raggiungo lui. Ok. È incazzata nera. Io fino a dove lo posso seguire, lo seguo, cioè nel senso se lo trovo già in cella io mi rifaccio di. Quando arrivi sotto le carceri c'è la guardia, ti fa. Tu che fai qui? Devo parlare con Indur, dovrei. Vabbè, ti fa passare. Passi, c'è sempre quella dentro la cella, c'è. Vabbè, l'ho ignorata la prima volta, ma io non la seconda. Vabbè. Cari. Sì. Bene. Ancora con quel muto? Quell'uomo che non parla? Sì. Io avrei cose più importanti da farvi fare.
E poi parla la guardia. E ora posso andarmene? Zitta, tu non te ne vai di qua, ladra che non sei altro. E senti loro che bisticciano e tutto quanto. E te ne vai alla cella, davanti alla cella di Imbur, che come al solito è aperta. Mi devi dare qualcosa, se no non ti lascio in pace. Tanto ho già questo peso, indicando il manico della chitarra. Sì, infatti, dovresti pensare più ai tuoi di problemi che ai miei. Forse sono più grossi. I miei? I tuoi? I miei ormai sono irrecuperabili. È che non credo al fatto che siano irrecuperabili. Ci credo io, basta. Lascia a me la speranza, allora. Che ti costa da me un po'? Che cosa vuoi da me? Io non ho più niente. Vuoi la mia armatura? No. Prendila. Penso che la soluzione che ti faccia stare meglio, forse, una delle due soluzioni è o vendicare chi ha ucciso la tua famiglia o morire. No. Per o riportarla in vita. Per me è l'unica soluzione, morire. E se le riporti in vita? Se ci fosse. Hai questi poteri? No. Però mio nonno mi parla sempre di un dio superiore che può far tornare in vita i morti. Chissà se è vero. 300 anni spero non siano buttati in eccesso. 1000 anni, le ho provate tutte. Ho 1000 leggibili. E tu credi di riuscire a trovare una soluzione? Che ti costa? Cosa hai da perdere? Che cosa vuoi da me? Mi perdo o un indizio dove trovare chi li ha uccisi o un qualcosa da dove partire. Non sei in cerca di un bagliore, di un fascio di luce, come lo chiamate voi? E quindi quello c'entra qualcosa con la tua storia? Sì, ma ti dico, non arrivateci, altrimenti avrete più problemi, forse nessuno di voi avrà più problemi perché morirete, non siete alla sua altezza. Visto che ti vedo così colto in materia, perché credi io sia comparso qui? Io non sono di quest'epoca, penso che l'hai capito. Io ho l'unico obiettivo che ho al momento è trovare questi sei baglioni. Il problema è che non sei l'unico. Questo l'avevamo capito, o almeno il mio intuito. Gli altri sono tutti morti. Non siete in grado di affrontarli. Io mi sono salvato solo per l'armatura. Per favore, vattene. E abbandonate quest'idea di salvare il mondo. Mi avvicino, cioè io nella mia mente sto fuori dalla cella, quindi apro, chiudo e mi avvicino il più possibile a lui perché voglio abbassare di molto il tono della voce. Io so una cosa, ho quest'idea, tu vuoi morire perché non c'è niente da perdere, io voglio morire perché non ho più niente da perdere. Partiamo da questo presupposto. Se ti senti io t'avrei dato una cazzotta. Infatti abbassa la voce. Partendo da questo presupposto, io ho conosciuto una persona che fino a 4 giorni fa era una favola per me. Adesso l'ho visto, è reale. O almeno quello che mi si è palesato era uguale alle storie che ho letto. Quella persona so che è incapace di fare tantissime cose, tra cui portare in vita persone anche di 2000 anni fa. Potrebbe essere una storia, potrebbe non essere, cioè potrebbe essere vero, potrebbe essere falso. Cosa da perdere? Niente. Male che va, muoio e rivedo mia moglie e mia figlia. O male che va, vado all'inferno e comunque non soffrirò più questo mondo patetico e che mi lascia soltanto malumore. Tu credi veramente che Qualash sia in grado di farla tornare in vita e però non è in grado di fermare quello che sta arrivando? Cioè la fine del mondo. Probabilmente c'è qualcosa. Conosci Qualash, sai chi è? Un grandissimo farabutto. È un farabutto, ma so che è anche un uomo d'onore. Lo è sempre stato a me. Lo conosci? No, ma ho sempre scoperto che nelle storie dei bardi c'è una base di vero. E reindico la chitarra e reindico lui per insinuare Qualash. Non credo che abbia preso 6 persone e l'abbia buttata. Mandate al macello, esatto. No. Come ha fatto con gli altri 6 e con gli altri 6. In bocca al lupo, Nano. Mi sei simpatico, ma non, questo non cambierà le cose.
fai la tua strada, fai ciò che credi, se riuscirai, meglio per te e forse meglio per me. Tu probabilmente puoi morire, io no, è quello il problema. Beh, adesso vorrei riposare. La fine del mondo è per tutti, però, se come dici tu. Infatti non vedo l'ora che arrivi. Sempre, ammesso che arrivi. Mi giro, esco. A me qualcosa non torna. Forse hai da nascondere pure tu qualcosa. Oppure tu sei un farabutto. Perché secondo me non ti costerebbe niente darmi un nome, darmi un indizio, darmi... Ma lui sta zitto. Vado io. Mentre te ne vai, ti dice... Ora è più forte. Aramil è di una potenza inaudita. Io faccio tipo... E facciamo la città e faccio. Allora vedi che ti sta davvero simpatico. Va bene, riposa. Ci risentiamo presto. Io rientro nel castello a cercare le mie armi. Infatti. Esatto. Io non sono riuscita a raggiungere. Però. Arrivi che lui sta ritornando indietro. Io riuscirò ad alzarmi? Fai una prova. No. Perfetto, non so che prova. Non c'è. Qualsiasi prova essa sia. Preciso. Allora, io rientro, cerco di riandare via banchetto sperando di trovare Concordia. Appena rientri dentro al castello, c'è un piccolo goblin che fa così. Ma riconosco lo stesso? No, non è uguale a quello. C'ha dei vestiti diversi. La faccia sì, però c'ha dei vestiti diversi. Fa. E trascina la spada da una parte e lo scudo dall'altra. Ah, ok, riprendo, grazie mille, piccolo amico. Rigira e se ne va. Chi rientra dentro la sala del banchetto vede una scena pietosa di due nani accappottati per terra che ronfano. Uno è Thorfinn e l'altro è il re. E il fratello non c'è più. Perché il banchetto è finito, però loro sono andati avanti a bere. Nel frattempo Concordia sta pulendo tutto quello sporco che è rimasto e niente. Voi quindi, Gibril e Partine sono rientrati, tu stai comatoso, Thorfinn sta comatoso per terra, Phil sta fuori con Atala e Brom e Tia stanno risalendo da... Vai, riesco a dare due schiaffetti a Thorfinn per... E gli dico, aiutami a rialzare tuo nonno, svenuto per terra, te l'avevo detto di aiutarmi. Ma ti faccio mai qualche domanda sulla tua cicatrice, no? No, ma non c'entra niente con la mia cicatrice, dobbiamo andare via, ci bisogna spicciare, forza. Secondo me c'entra, perché io i fatti tuoi non me li faccio, tu non ti fai i fatti miei. Mio nonno, se sta così, un motivo c'è. Va bene, no, io lo lascio là per terra. Puoi lasciarlo là per terra, guarda... Vado via. Calma ragazzi, calma. È sbucato un drago. E io stavo arrivando lì, ero arrivato. No, loro stavano lì. Loro stavano nelle carceri. Vuoi rialzarlo? Era che saliti. Vai. Rialzami. Concordia, cercando di imitare me. Ci provo, senza novità. E come dici Concordia, la... E sbuca da dietro di te, senti. Sì. Ha funzionato? E mi giro e faccio... Devo andare a parlare con... Con Rozak! Mi devi accompagnare da Rozak. Il re ha autorizzato questa cosa? Il re sta così. Infatti faccio... Vale l'autorizzazione di prima? No, perché vuole poche persone alla volta. È una, io. Ma le voleva prima, adesso altri. Lo devo svegliare. E poi, da quello che ho capito, non è andata molto bene con i tuoi amici. Non credo però, Concordia, che io debba pagare gli errori dei miei compagni. Vanno a dire a Rozak. Ma prova a dargli l'occhio tu, se è d'accordo che... Ti senti una voce all'interno della testa. Non rompere. Senti solo questo. Devo farti due domande. Ma non è giusto che poi loro vengono, no? Rispettato. Io pensavo tre dopo. Vedi la finestra? Quale finestra? Quella dietro a tuo nonno. Dietro a tuo nonno sbracato c'è una finestra. Ah, sì. Vuoi volare da quella finestra? State piano terra.
Sì, vabbè. Perfetto. Si apre la finestra. Fai un tiro. Un tiro salvezza sulla forza. 20. 20? Quindi ti inizi a muoverti, ma vai addosso al tavolino. Io mi cugno proprio. Ti blocchi sul tavolino e il tavolino fa. Un tavolino di mogano pesantissimo, gigantesco. Si sta muovendo con te che stai di mezzo. Ma quindi sta spogliando io al tavolino. Ti sta venendo addosso un tavolino. E dannazione. Non parlo più con nessuno della tua ciurma. Ne lamenti, neanche se ti voglio chiedere di collasce. E si ferma. E allora dammi sparisci e ti ritrovi all'interno della stanzetta di Rozak. Com'è? Cioè, è come quella di prima, la stessa, quindi identica, spiccicata, libri a destra, alchimista a sinistra. Goblin. Il goblin adesso sta così, appollaiato, e sulla poltrona c'è un nano senza capelli con una cresta grigia. Oh, nano come me? Chi è Rozak? Cioè, facendo tra loro due, chi è Rozak? Il nano fa... Lui! Ok, mi avvicino, faccio tipo l'inchino. Cioè, io lo prendo come se fosse... sta dormendo. No, è un ridolio. E quindi la zona sta, cioè, quindi Rozak è il nano, immagino. Lui! E si indica il nano. Il goblin indica il nano. Mi state a prendere i fondelli, vero? Lui! E si indicano tutte e due, dicono tutte, due voci che dicono lui e si indicano. E poi senti una voce normale, pacata, ti fa... Come fai a conoscere Qollash? Nella mia mente, sempre nella mia mente. Lo senti nella stanza. Rozak? Io devo parlare con Rozak, però. Sì, va bene, sì, sono io. Ma come fai a conoscere Qollash? Tu sei tutto, dicono dalle parti basse. Rispondi tu, tanto dovresti saperlo. Io so tutto quello che accade dentro al castello e quello che è legato al castello. E infatti ho due domande per te. Ma come fai a conoscere Qollash? Perché mi padre mi ha parlato. E vedi un libro che si sgancia dalla libreria e si apre sulla... si muove e si apre sulla scrivania. Conosci questo libro ed è esattamente il libro che tu hai letto. Tu mi hai detto che l'avevi letto. È quello. Io faccio così, l'ho letto lì. Devo fare un inganno verso così, vero? 7, 20 totale. No. Ne ho 13. È 19. Ah, ok, allora ho fatto 26. Lui ti fa. Ah, quindi sei solo quello che c'è scritto sul libro. Così. Bene, ok, allora non sei così interessante come credevo. Puoi andare. E si apre la porta. Va bene. Quindi se ti dico qualcosa di Qollash, tu mi rispondi alle domande che c'ho da parte. Se sai qualcosa di più del libro, volentieri. Giro la chitarra e gli faccio: è mai arrivato qualcuno qui al palazzo con uno strumento come questo? Quando estrai la chitarra, davanti a te si palesa un uomo con capelli lunghi, scuri, gli occhi verdi, giovane, un ragazzo molto giovane, una tunica viola. È un bel ragazzo. E proprio compare piano piano dalla trasparenza e ti fa... dove l'hai presa quella? L'ho trovata, ma penso che lei abbia trovato me. Puoi suonarla? No, ho paura. Suonala. La porta è chiusa dietro di me? No, l'aveva aperta. Poi chiude la porta. Boom, si chiude la porta di scatto. Ma sei sicuro? Suonala. Io non voglio problemi. Ho detto suonala. Suona. Un po' di quando suono. Suoni normale? Sì, parto normale. Io non so se lui già può partire al 100, quindi... Ok, e lui ti fa... Puoi suonare bene, per favore? Vabbè, chiudo un attimo gli occhi e ricomincio a pensare al passato e suono. Ok, quindi il passato triste, diciamo.
Ti scrocchio un 10 se proprio vuoi. Ah, così proprio intenso. Visto che vuole, proviamo. Perché no? E vede ad un certo punto che lui ti guarda, guarda la chitarra. Quando tu inizi a suonare la chitarra si illumina, con 10 si illumina gli occhi, proprio comincia a prendere vita la chitarra. Tu barcolli, cioè suoni ma cominci a perdere le forze, gli occhi ti si girano e ti diventano bianchi. Però hai la percezione di quello che succede, cioè esteriormente sei così ma tu ti stai rendendo conto di quello che succede. Ad un certo punto lui diventa un bagliore, non è più tangibile, e entra dentro la bocca del drago. Dentro la tua testa iniziano a ritornare tutte le immagini, tutte le sensazioni, tutto quello che hai vissuto. Ed è molto reale quello che vedi. E a fianco a tua moglie, tua figlia, tutta la scena che tu conosci, c'è questa persona, c'è quest'uomo. Che si guarda in giro, tocca la testa di tua moglie, tocca il tuo suocero, ma toccando un po' tutto, anche un po' con disprezzo. Poi lo vedi che in mezzo al sangue si accuccia e comincia a fare spazio nel sangue, come se stesse cercando qualcosa nel sangue, e gli entrano le mani dentro il sangue, come se, capito, se stesse cercando qualcosa all'interno di questa pozza di sangue. Cerca, e poi ritorna fuori, ti guarda, tu sei lì nella tua scena, cioè sei fermo a guardare tutta quella scena, ti guarda e ti fa come un cenno d'approvazione. Riesce fuori dalla chitarra e la chitarra smette di suonare all'istante e si spegne. Io posso e ritorni in te e sei stranamente in forma, non ta, cioè... hai preso comunque, hai vissuto un'esperienza abbastanza intensa, però adesso sei cosciente e c'hai le sensazioni che provi. Mi fa un po', immagino che se ti chiedo spiegazioni è la seconda domanda, vero? Dici questo, gli sì. Dici? Gli fa, quindi tu hai preso questa chitarra rubandola e ti ha portato tutto questo. Quando ancora fossero troppo stupido e troppo giovane per capire certe che cose. Brutta storia che hai vissuto. E che ci fai tu con questo gruppo di matti? Vale come domanda? Sì, vale come domanda. C'entra Waller. Però non l'ho visto. Non era lì. Non era all'interno della tua mente. Perché? Non so se tu hai potuto cercare per tutta la mia mente. C'è qualcosa che non va, non è solo la chitarra è semplice da bypassare. C'è qualcosa di più. Scusa, semplice? Sì, la chitarra non è... Diciamo che non agisce su tutti allo stesso modo. A me questa chitarra fa tico-tico. Ah, vabbè, tico-tico. E per avere una mano per far fare tico-tico anche a me? Non puoi. Vivi quello che ho vissuto io e un giorno capirai. Sai, vuoi... Voglio aprirmi con te. Mi fai pena. Vabbè dai, vado via. Vado via. Vai avanti nella tua ricerca. Più che queste benedette sfere, queste luci, dai più importanza a questi strumenti e trova il costruttore di questi strumenti. È un tipo simpatico, vedrai che non è tutto negativo quello che viene fuori da questi archimbugi maledetti. Come costruttore? No, costruttore non era nei miei programmi. Beh, so che devo cercare i possessori di queste. Ok, ma qualcuno li deve aver costruiti, non sono nati da nulla. Tu sei davvero intelligente. Già. Faccio il master apposta. Però sarà morto. Anche Imdur sarebbe dovuto morire 1000 anni fa, eppure. Questo benedetto Wallace ci sta giocando tanti scherzi. Vabbè. E... va bene, adesso basta. Vuoi la finestra o la porta?
la porta. E si apre la porta, prego. È stato un piacere, Brom. Comunque, vuoi un altro piccolo... Non lo so, sei curioso. Mi piace metterti pulci nelle orecchie. La pulce è che non mi fido... Non è che non mi fidi di quella, cioè mi fido di quella che ci viene dietro. Purtroppo te il dire e fare. Chi è che mi viene dietro? Piaccio. Ah? Quindi tu non vedi tutto. Quanti siamo noi sul carro quando siamo arrivati? In quanti eravamo? Eravate in 6. C'è qualcun altro? E poi ti fa... Ti spinge. Senti proprio una forza che ti spinge fuori dalla porta. Sì, però calma. Puoi andare adesso, l'hai grazie. Sfastidiato. E ti chiude la porta. Io mi avvicino alla porta e faccio... Guarda bene, noi siamo 7. Ed ecco perché ti sono venuto a chiedere delle informazioni. La porta è chiusa. Vabbè, vabbè. Ma poi... Ma ci penso il libro, potevo portarlo dietro. Il libro! Tipo... Te lo dico, ti appare. Davvero? Mi dai il libro? Sì, tanto è falso, come tutti quelli che sono in circolazione. Vabbè, quello che lui ha fatto girare, vabbè, sì, chiaro. Ti senti? Basta. Ti ritrovi fuori dal muro, quello lì. Quello dove si passa attraverso. Prenderlo. Un libro. C'è scritto quello che sapete. Niente di più. Ti sembra poco, però? Perché voi non sapete quello che c'è scritto. Esatto, è la verità, non so, ti sembra poco per me. E niente, siete... Vabbè, lui penso che sia svegliato. Vai, vabbè, svegliati ormai. Dipende. Sei un altro uno. 10. Dai, sei sveglio, sei sveglio. Cominci a rattestarti. Che ore sono? È abbastanza tardi, comunque il sole comincia a scendere, sono le 7:30 di sera. Tu pensa che avete festeggiato un pranzo, quindi è andato un matrimonio napoletano, ecco. Nessuno. Succede qualcosa con mia tala? Che stiamo da soli fuori? No. Il re si è ripreso, vi dico giusto questo, il re si è ripreso ed è seduto sul trono che si trova nella stessa stanza della sala da pranzo, però un po' dietro e c'è un trono. Io con una certa fretta mi avvicino verso Toffi, se lo trovo sveglio, ripreso, prendo, lo aiuto ad alzarsi e lo cerco di portarlo il prima possibile davanti a lui. Sono già a sedere. Esatto, si è seduto su un altro posto, sì. Loro vabbè. Ci sono? Sì, sono arrivati tutti, tranne Phil che sta fuori. Ok. Tu stavi parlando con il re. Avevo filtrato dei prossimi 5 minuti per fare le domande a mio nonno, non lo troverete più così lucido. Ok, se vuoi la faccio, gli la faccio alcune domande. Thorfinn, ci vedi qualcosa di incantato, magico, arcano qui? Ho capito che dovete sfruttare la lucidità di mio nonno, ma controllo se è magico. La guardi. Quando la guardi, ecco, fa proprio questo, gira su se stessa fino a quando non si mette dritta. Ah, io da qui non vedo cosa si è dritta. Sì. C'è una scritta. È un artista che ha fatto questa mappa. La mappa comincia ad illuminarsi, si illumina, e prende una forma un po' più decente di quella, dove le città si piazzano bene e appaiono i nomi, però appaiono per pochissimi secondi. Cioè, tu se vuoi fammi una prova di percezione per cercare di capire quanti nomi riesci a ricordare. No, cioè, a vedere. Se posso. Gioco d'astuzia. Uh-huh. Se poi mi dici se me ne rendo conto. Tenendo una mano, cioè tenendo la mappa così, uh-huh, io posso capire che le X, io non lo so, possono essere dei punti importanti per vedere i nomi di città vicino a queste X? Certo. Mi voglio più concentrare i diti sulla parte. Sulle X ti devi concentrare. E vedi, ti si illuminano proprio e quelle X si illuminano di bianco. Fanno dei fasci di luce bianca proprio. Tutte e 6. Ok. E i nomi che passano a fianco sono Dela, su in alto a sinistra. Dela? Sì. Poi in basso al centro... Questa qui. Quella è Meniurand.
Mani o Mani? Mani Urand. Mani Urand. Sì. Ok, sì. E poi questa. Io volevo sono congetturato 1, 2, 3. E quella è Inding. Inding. Io i nomi già ce l'avevo. Tu i nomi li conosci. Vabbè, io non lo sapevo. Sì, sì, sì. Però non sapevamo tutti effettivamente. Non sapevamo quali fossero. Esatto. E ti. E si rispegne. E ritorna a quello. Quindi? È magico. Puoi tenerla. Ok. Ricaccio la spada. La tua spada? La mia spada. Cosa vedi in questa spada? Al primo impatto penso che non riesco a sentire niente. Ho fatto 5 in totale. Ma se mi dai un attimo, mi metto a sedere, mi concentro con un po' più di tempo magari. È sempre un uomo di 300 anni. Mm-hmm. Perfetto. Quando puoi me la puoi ridare. Quando è fatto me la puoi ridare. Mo dimmi tu quanto... Posso rifare, starci un pochino, cioè più che altro concentrati. Basta che me la ridai domani. Io non so che intenzioni ci avete adesso, ma concentratici un po'. Tanto sono le 7 e mezza, giusto? Esatto. Già, quindi guarda, basta che me la ridai entro domani e così partiamo. Vado da lì, faccio... Parto per re, poi faccio... Scusi, re. Posso... disturbarla? Beh... C'è un mastro cantastorie in questa città, cioè una persona importante, sai, io grande, cantastorie. Io? No, forse non ci siamo capiti. Uno che va nelle locande, che anima, che sa le storie, che conosce i racconti, di gente che va e viene, i festini. Festini, bei tempi. Orge, tutto. Ce n'è uno che spicca. Ti interessa Concordia, non è vero? Troppo avanti con l'età, credo, però... Concordia. Che scommetto tu, eh? Concordia! E la chiama. Poi. Quella arriva. Sì, sì. Il... Lui. Bravo. Il me... Na, chi sei tu? Brom. Brom vuole andare all'osteria di Felix. Oh no, grazie. Accompagnalo. No, ma non serve, Concordia. Vado. Are, non si preoccupi, Concordia deve stare vicino a lei, via, portalo all'osteria di Felix. Felix, sì, hai detto? Sì. Felix. Quella truncola. Lo sento? Sì. Metto le cinture. Vai. Okay, Concordia, e... andiamo. Smette il mantellino. Passo a fianco a loro e... Ragazzi, io appena avete fatto l'aspetto vorrei andare da certa osteria di Felix. Devo fare Felix! Quindi quando avete fatto l'aspetto fuori da tavola. Felix. Ok. Aspetta prima che vai. Dormiamo e poi partiamo? No, credo che l'osteria è qui dentro la città. Sì, sì, però nel senso dormiamo e partiamo domani comunque sia. Eh sì, oramai penso di sì. Cioè, per io sì, sono a favore di dormirci sotto. Okay. Vediamo che ci dice anche Atala, che ha sempre fretta. Ok. Come giocato alla voleva partire questo pomeriggio. Che non viaggiare di notte. Ok, quindi lui va con... Sì, cosa? Io mi avvio fuori verso Atala. Io sto là con la spada. Io controllo... Ah, ok, tu sei concentrato. Io controllo il vecchio perché potrebbe combinare... Tu sei concentrato con lui, voi due? Io vado con Brom. Vai con Brom. Io vado di fuori da Atala. Perfetto. A parlare. Atala, nel tempo che siete stati insieme, è stata tutto il tempo ferma, immobile, non si è mossa mai. Non ti ha detto no, non ti ha detto oh, non ti ha detto ciao, come va, come stai, come ti senti, che facciamo? Sempre zitta e ferma. È viva? Sì, sì. Faccio, ma tu passi così il tempo libero? Passa il tempo ad aspettare voi, sì. È abbastanza seccante come storia. Penso che ho aspettato 10 anni così. E prima di conoscere noi? Mm.
Meglio che tu non lo sappia. Vai a chiamare i tuoi amici, partiamo. Ma vai a chiamare tu. Sei stata sempre ferma. Io ho fatto un volo da una finestra. Ah. Cioè, sono un po' provato. Penso che mi sdraierò qui. Chi ti ha aiutato a fermarti? Boh, io. Non ti scommetti che se voli da questo carro cadi? Probabile. Prego, allora. Sei stata tu? Vai a chiamare i tuoi amici. Quel mago è folle. Ma per forza, non c'ho voglia. Ma no, io. Mi potresti raccontare tantissime cose? Anche no. Ma perché no? Non ho nulla da dirti. Ma non siamo compagni di avventure? Sì, tu e i tuoi compagni, io no. Ah, perché mi hai salvato? Perché mi fate pena. Siete così stupidi e ingenui. Oggi stanno tutti con YouTube. Che sessione di cioè, mi fai pena. Esatto. Sbuzzi e tristi. Ah, beh, dai. Ma anche mi stai simpatico. Sto... Sì, è vero, me l'ha detto. Va bene, allora, dato che sono stupido, resterò qua a non fare danno. Oh, finalmente arriva. Lei sta di spalle all'ingresso. Finalmente arriva l'unica persona con un po' un briciolo di testa. Io! Devo vendere con due passate. Dovevo aspettare un po' di più per dirlo. Sai, ho trovato questo libro. Io c'ho il libro di Wallace. Sì, bello. Pieno di cavolate. Tia, per favore, puoi convincere i tuoi amici. Andiamo, partiamo. Guarda, gliel'ho detto, guardare... però a quanto pare voglio... Cioè, chi c'ha da fare per una cosa, chi per un'altra, qui... Siamo stanchi, vogliamo riposare. E vogliono riposare. No, io voglio andare in locanda a conoscere un certo Felix. Oh, voglio venire pure io. Dice che molto somiglia molto a te. Ma andiamo. Ah, perfetto. Venite, salgo sul carro, faccio tipo... Ci prende squadra di rally. Prendo la tala e faccio... Anche loro si capiscono. Puoi evitare di toccarmi. C'è un mago, questo vado sopra, che vede solo 6 persone, ma siamo 7, quindi lei non la vede. Ciao! E vado io. Cazzo! A me ha visto anche il cane! A me ha visto anche il cane quando siamo andati su! E invece lei vede solo lui vede. E quindi vede le 5 più. Parlava di persone. Dai, passate persone, vai. Non mi dice male. È un mago strano. Vado qui. Ma... Hai visto? Sono trasparente. Come per voi, d'altronde. Fate tutte cose che a me non va di fare. Ma capito, cerca di stare un po' in compagnia. No, no, la finestra aperta, grazie. Sono sta arrivando la fine del mondo? Esatto. Oh, è finita per tutti, sì. Godiamoci questi ultimi attimi. Certo. Perdiamo tempo. Ma secondo te adesso partiamo di notte con tutti i rischi e siamo stanchi? Non ho paura della notte. Tu no, ma io sì! Dormi con la candela accesa. Che eroi! Allora, faccio una cosa, dormi non con te. Non so, posso dormire con te? Dormo con te dentro al carro, sto tranquillo. Sono un monaco povero. Sono povero! Vai a conoscere Felix. Cercate di riportare le mutande almeno. Sì. Non c'è niente. Se è la seconda però che me lo dice. Quindi per sicurezza prendo le mie 900 monete d'oro e le lascio alla tala. Me le puoi tenere per favore? Perché se avevi paura, sei la seconda persona. Dai a figlio. Se le prende. No. Ne ho 18 da far tenere a te. Lascio la tala e il cane. No, mi sono per il cane. A tala io i soldi. Soldi, sì. Anche lo zaino. Guardami il cane, non mi fido della tala. Cioè, va bene. La chioccia io adesso. Sono un guardaroba. Io sottovoce dico alla tala, sarà il caso che li seguo? Si metteranno in qualche brutto guaio? Occhi aperti. Ma vedi, almeno tu. Ti offro da bere. Sì. Dai. Sto già andando. Andiamo. Adala, ti lascio il cane. Certo. Qualcun altro ha qualcosa da lasciare? Io non ci sono. Meno male. Tu ti ho lasciato io. Vado dentro. Palazzo. Esatto.
da solo con Bada. Con Bada. È passato del tempo e Thorfinn può leggere un messaggio. E Thorfinn ha ricevuto le risposte che vi cercava parte. Mi controllo le mani. Mm-hmm. Normale. Sì, non è successo niente. Prova a ritoccarla? Normale. Non ti fa niente. Dove l'hai presa? Cioè, tua. Fa parte della tua famiglia. No, non è della mia famiglia. È mia. Una spada strana, abbastanza potente. Che cosa hai notato? Una fiamma argentata. Ok. Tipo questa? E gli faccio vedere la cintura. Tipo quella. Sì. Grazie. Tu da chierico e sai che a livello di religione esiste la religione della fiamma d'argento. Quindi fai 2 più 2, anche se per te non è sempre fa 4, però... In questo momento ancora è lucido. Allora, sei abbastanza lucido da dire, ah, ok. C'è la religione della fiamma... da fiamma d'argento. Quindi una spada sacra. Sì. Anche abbastanza potente. Pure la cintura. È della stessa risma. Lo scudo? Prego. Passerà tutta la notte. Tanto ci sarà qualcuno che ci avrà da fare qualcosa di peggio, tranquillo. Poi lo raggiungiamo, tuo nipote, non ti preoccupare. So dov'è. Prendo scudo, penso che ormai ci metto meno tempo della spada a capire. Sì, con lo scudo non ti dà praticamente niente. Nessuna sensazione. No, questo è della mia famiglia, questo. Grazie. Figlia tua famiglia. Mi stai prendendo in giro? Mi stai prendendo in giro? No, visto che capivi, non so mai quello che poteva lasciare in eredità la mia famiglia. Niente, vogliamo raggiungere tuo nipote? Andava che andava a locanda. Felix. Felix. Sì. Ok. Per chi già si è incamminato, c'è Concordia che cammina molto 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 svelta come al solito nello stradone principale. Oltrepassate la statua di Pelor che stava al centro di questa strada che vi ha portato al castello, la oltrepassate, continuate. Venite. Alla base della statua di Pelor c'è un lume? Sì, diciamo che sono tutti i lumini intorno. Spenti? No, sono accesi, la notte si accende. Sì. No, ancora dobbiamo andare. Però voi ancora non siete arrivati. Sono solo loro. Ma venite. Oh, santo vero. E cammina. Nicchia sempre, eh? Ti hanno mai detto che ti devono fare santa? A me? Che bello. No. Il re è santo. Ma no, quanto è bravo il re. E cammina e vedete come girate, cioè ci sono delle case che vi fanno un angolo, come girate quest'angolo c'è una mega struttura che non ci azzecca niente con il contesto, cioè nel senso è tutto quanto di pietra, tutto quanto bello definito, dritto, squadrato, case belle quadrate, questo è tutto strano. È un posto mezzo di legno, poi di pietra, poi una trave per lungo, una per trave, le finestre a forma di X. È un posto stranissimo ed è grande, molto molto grande. Ed è molto illuminato e sentite un bel po' di rumore provenire da dentro. Vedete, mentre voi vi avvicinate, un guardia fa, eccola qui, mamma mia, che disgusto. Io me ne vado qui, non ci entro. La fermo, Tomà. Sì. Perché non questa osteria, giusto? Sì. Perché è costruita in questo modo? Il re a volte fa fare troppe cose a tutti. E Felix l'ha voluta costruire così, per dispetto sicuramente. Quindi, stupido Felix. Quindi l'ha fatta lui di persona? Sì. Felix è un nano? No. Cos'è? È un umano. Che? Nella nostra città. Bellissima città rovinata da Felix. Ma non capisco perché il re lo cacci. Me ne vado. Come mai sta qui? Oh, devo andare. Come mai sta qui? Il re rimane da solo. Cioè.
Maestro, no. Come mai? Come mai questo umano sta in questa casa di città di nani? C'era sì, io non lo so, non l'avevo mai detto. Tre solo. La fermo tutta. Non ci avevo pensato. Aspetta, l'attacco di Bacco, lasciamolo andare. Comunque, si mette un cappuccio perché non si vuole far conoscere, perché da là intanto escono persone, dalla locanda all'osteria escono un po' di persone, chi cammina di qua, nani. Con le boccellacce di questa. Esatto, lei si copre, si mette cosa, se mi vedono, via, se ne va, e ripassa, e sentite lontananza, e ripassa davanti alla statua di Pero, santo Pero, e incrocia voi due che venite in su. Oh, ciao, sono lì. No, un attimo. L'indicazione per il Fenix. Dopo Santo Bello, dritto dietro l'angolo c'è Fenix. Come faccio a riconoscerla? È brutta. Tutto il resto è bello, la serie di Fenix è brutta. Grazie. Fine. Ciao. Fine. E se ne va. Sono leggermente d'accordo con Natala, cioè se non sono strani, esatto, non ci sono in questo mondo. Un'avventura caratterizzata da gente strana. Esatto. E poi ci vediamo pure un po' Felix. C'era scritto, Felix, però... Pago una umile preghiera a Felix. Bravo, meno tu. Entrate quindi. Sì, non ho mai scritto... No.